né la regione né tantomeno le famiglie a decidere sulla didattica a distanza o in presenza sia lo Stato. A dirlo il consigliere regionale Fabiano Amati, che nel lanciare un appello ai parlamentari pugliesi a interloquire con il governo centrale chiede l'intervento del premier Mario Draghi per evitare differenze di trattamento tra la più impegnativa didattica in presenza e la meno impegnativa DAD. La decisione di aprire o chiudere le scuole spetta allo Stato e purtroppo la decisione pugliese è una decisione originale rispetto a quello che è accaduto nelle altre regioni e quindi crea una profonda discriminazione tra i ragazzi pugliesi e i ragazzi delle altre regioni italiane. E mi pare che a questo punto, perché il decreto legge statale dice questo, mi pare che a questo punto sarebbe opportuno che il governo Draghi lo impugnasse per determinare una condizione di parità e una condizione non discriminatoria, ripeto, tra i ragazzi pugliesi e quelli delle altre regioni. Io mi rendo conto che questa decisione fa affidamento sulle paure delle famiglie o dei docenti e comunque rimettere una decisione alle famiglie non mi sembra proprio, perché lo Stato ha il compito di stabilire quando si tengono aperte le scuole, perché deve esercitare il suo dovere di formare affinché sia garantito il diritto dei ragazzi di essere formati. Insomma, per Amati, in Puglia alcuni studenti sarebbero discriminati rispetto ad altri, una posizione condivisa pure da diversi dirigenti scolastici che lamentano confusione e disparità.